Il prefetto di Foggia, Maria Tirone, ha inviato al comune di Mattinata la commissione d'accesso agli atti per presunte infiltrazioni mafiose nel comune garganico. La commissione, composta da Daniela Lupo, viceprefetto, dal tenente colonnello Pierpaolo Masono, comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Foggia, e dal capitano Francesco Salanitro, comandante della terza sezione di criminalità organizzata del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari, avrà il compito di verificare tutti gli atti, gli appalti e gli affidamenti concessi per verificare la presenza o meno di infiltrazioni della criminalità organizzata nella gestione della cosa pubblica. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che il prefetto di Foggia abbia deciso di inviare la commissione d'accesso dopo aver ricevuto alcune notizie anonime circa presunte anomalie su gare e affidamenti degli ultimi anni. Naturalmente si tratta di notizie sulle quali la commissione indagherà per accertarne la fondatezza o meno. La commissione avrà 3 mesi di tempo per verificare tutta l'attività amministrativa e poi decidere se sciogliere o meno il comune di Mattinata.